A settembre si torna in classe. Il sindaco Nardella ha annunciato che tutte le 80 scuole primarie e secondarie di primo grado di Firenze ripartiranno in sicurezza, grazie a una serie di interventi individuati, ma non ancora in parte effettuati, per ampliare le aule e differenziare gli ingressi. Un lavoro certosino iniziato a giugno con i sopralluoghi, fatti analizzando metro per metro la planimetria e le scuole comunali che fanno parte dei 24 istituti comprensivi di Firenze, ha spiegato l'assessore all'educazione Sara Funaro. Ci saranno muri da abbattere, da ampliare le aule e spostarne altre. Masaccio, Ghiberti, Marconi e Montagnola, le scuole che hanno richiesto i maggiori interventi. Il primo passo è stato trovare dentro le scuole spazi capienti per creare classi aggiuntive, escludendo refettori e palestre che continueranno a svolgere la loro funzione. In caso questi non ci fossero, è stata rivista la tradizionale disposizione delle classi spostando le più numerose nelle aule più grandi e quelle meno numerose nelle più piccole. Laddove anche questo non fosse possibile, è stata cercata una terza soluzione, accorpare le classi ad eventuali stanze limitrofe che non avevano destinazione didattica, sgabuzzini, ripostigli, depositi, magazzini oppure accorpare le classi con i laboratori, ma questa ipotesi è stata usata solo come estrema razio. Pochissimi casi in cui il comune è stato costretto a spostare le classi all'interno di un'altra scuola dello stesso istituto comprensivo. Rimane poco tempo per effettuare i lavori concreti che, spiega il Comune, andranno avanti senza sosta fino a fine agosto, abbattere divisori, fare interventi di adeguamento anche impiantistico ed effettuare gli spostamenti previsti. Sarà utilizzato un milione di euro del finanziamento statale che servirà per appalti di lavori e per forniture di arredi scolastici necessari a garantire il distanziamento. Per quanto riguarda la necessità di personale aggiuntivo, l'ufficio scolastico ha già dato il complessivo sul fabbisogno per la ripartenza a settembre per le scuole della provincia di Firenze. Si parla di circa un 9% di personale docente aggiuntivo e circa il 15% di personale ATA in più. Questo almeno è quello che occorrerebbe per ripartire in sicurezza.